Francesco, ciao, stai con la mamma? Saluta Nicola, fai io ciao. Ciao, ciao. No. Guardami, guardami. Venia. Oh, buongiorno a tutti, vi diamo il benvenuto a Lupara. Oggi è 22 luglio 2013 e come ogni anno ricade la ricorrenza di Sant'Antonio da Padova. Un saluto da Matteo che vi parla, da Nicola Masso Giuseppe addetto alle riprese e vi auguriamo un buon proseguimento. Sta con nonno, Samuel sta con nonno. Ciao, ciao. Umiltà, lavoro e abnegazione, queste sono le caratteristiche del mietitore. Da quanto tempo è stata introdotta questa figura nella festa di Sant'Antonio? Questo è il secondo anno. Quali novità sono previste per quest'anno rispetto agli anni passati? Abbiamo cercato di uniformare un po' l'abbigliamento e cercando di migliorare sicuramente con colori che erano attinenti agli abiti d'epoca, ma soprattutto abbiamo, ecco, una novità se vogliamo, abbiamo portato un piccolo asinello che probabilmente è la nostra mascotte e tendiamo, diciamo, di riproporre quello che era praticamente il passato che non ci appartiene più e che però guardiamo sempre con forte nostalgia. Ecco. È molto sentita questa festa da tutti i componenti della squadra, diciamo così, dei mietitori? Diciamo che in questo caso qui sono stati tutti volontari, hanno tentato tutti di riproporsi in un modo nel modo migliore possibile. Non so se ci riusciamo, però noi ci proviamo. Ok, grazie mille. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Sant'Antonio è quello della preghiera, della meditazione, dell'amore verso la parola di Dio. Sant'Antonio questa esperienza l'ha vissuta nella prima parte della sua vita, quando aveva già deciso di entrare negli ordini religiosi e precisamente negli agostiniani. È lì che sviluppa la sua conoscenza per la parola di Dio e che poi lo renderà uno dei più grandi predicatori della Chiesa. Sì, perché noi Sant'Antonio lo ricordiamo per i suoi miracoli o dei miracoli in Spirito Santo, ma Sant'Antonio è stato anche un grande predicatore e ci ha lasciato delle pagine stupende di umiltà. In gesti di devozione riusciamo a incarnare la sua figura nei nostri usi, nelle nostre tradizioni, nella raccolta del grano che ogni anno celebriamo nella nostra comunità civile. Che per questo che credete nella tua parola portassero anche il tuo nome. Donaci una fedeltà profonda e incisiva coerenza. Noi ti preghiamo. Ascoltaci. Thank you.
contempliamo nello splendore della liturgia celeste il mistero che abbiamo celebrato nella fede. Thank you.
Ciao, mandiate forte, eh? Mietitore. Ciao. Ciao, grazie. Ciao, ciao, grazie. Con l'affanno e c'è l'età della gioventù. Bravo Nicolino. Ma forse ti giuro.
Siamo in compagnia di una figura immancabile in questa festa, quelli che un tempo erano chiamati Gualan. Da dove venite? Veniamo da Larino. Da quanti anni avete questa devozione per questo santo? Io personalmente sono una decina d'anni che vengo, però venivo da quando ero bambino con mio zio, prima le portava mio zio le mucche. Tuo zio? Sì. Quindi lo fate per fede e per tradizione? Sì, è una grande gioia venire ogni anno. Grazie mille. Un microfono!
Oh, that's a fun number.
Matteo!
l'asta è stata fatta, il grano è stato dato in offerta. Ci puoi spiegare come, cosa è successo giù al momento dell'asta proprio, come funziona il tutto? Ma secondo tradizione il santo viene trainato praticamente da una coppia di buoi. E siccome tendenzialmente nell'antichità c'è stata sempre un po' di concorrenza anche tra il popolo, perché chi tira il carro con il santo lo porta qui sull'ara e sembrerebbe che ci fossero praticamente delle benevolenze, insomma, accattivarsi un po' le simpatie praticamente del santo. E nella fattispecie noi, per tenere la tradizione, continuiamo perlomeno a simulare praticamente un'asta, non è un'asta vera e propria, però noi, per mantenere la tradizione, insomma, sentiamo questa necessità. Una volta pattuito praticamente il prezzo del grano, perché il tutto avviene praticamente secondo le misure tradizionali, con il grano, niente soldi, non esistono soldi. È chiaro che nell'attualità praticamente c'è poi praticamente il cambio in euro attualmente. E una volta stabilito e pattuito tra i concorrenti praticamente il prezzo, avviene, parte l'asta, a partire praticamente dall'inizio, c'è un limite, per concludersi all'inizio, proprio davanti alla nostra chiesa, all'inizio del percorso per arrivare sull'aglio. E c'è praticamente questa gara, tendenzialmente è andata sempre bene, perché nonostante tutto, praticamente, nonostante gli sforzi che la cittadinanza, il popolo in genere, c'è partecipazione, c'è attenzione, c'è un riconoscimento, questo è un santo particolare che merita veramente tante di quelle attenzioni, perché trascina letteralmente le persone a concorrere anche alla definizione un po' di una festa, anche in termini economici, e soprattutto, se potete, come avete avuto modo di osservare, quanti carretti, quanto grano praticamente, nonostante in una situazione di difficoltà economica, nonostante i terreni non vengano più coltivati, comunque sia molto il popolo partecipa attraverso che cosa? Una semina particolare proprio per il santo. E in realtà, se voi poi andrete a vedere, ad osservare, praticamente il quantitativo incredibile che viene raccolto, ma ad opera di volontari, ad opera di più anziani non ce la fanno, è necessaria forza, è necessaria energia, ma i giovani comunque accompagnano, seguono costantemente il messaggio degli anziani, che tutto sommato viene ancora conservato. Ci sarebbe la necessità di fare qualcosa un pochettino di diverso, di organizzare un po' tutto il meglio, però viviamo in una società moderna, la società moderna alla fine ci accontentiamo di quello che ci viene passato, tutto sommato. Sarebbe necessario organizzare un pochettino meglio tutto il percorso, tutta la processione, perché sembra quasi, insomma, la chiesa viene un po' sentita come troppo lontana. Bisognerebbe essere un attimino, rimettere insieme la tradizione. Io un messaggio ce l'ho, sarebbe sufficiente ascoltare un po' di queste canzoni praticamente, che veramente il popolo, le persone più anziane ci tramandano e ci trasmettono costantemente quella passione, quel fervore. Questo è un santo che fa miracoli sempre, la gente si sente tranquilla, si sente serena, come accadeva praticamente nell'antichità, che è in sostanza la conclusione di un percorso di lavoro, la mietitura, la trebbiatura e tutto quanto, e questo era un momento di ringraziamento per il santo, per il raccolto abbondante, sempre abbondante. E sembrerebbe che questa festa, nonostante tutto, io sono ancora giovane, non ricordo mai praticamente un anno che non è stata fatta la processione fin quassù, se non con il sole. Sempre con il sole, sempre, un po' di oggi un po' ventilato, va bene anche questo. E nonostante oggi, se date un'occhiata in giro, praticamente oggi sia lunedì, è lavorativo, è vero che siamo in piena stagione estiva, comunque sì, c'è tanta partecipazione, tanta attenzione. Guardate un pochettino i bambini come sono curiosi, come sono attenti, guardate un pochettino le signorine come sono vestite. Cioè veramente dobbiamo dire grazie praticamente ad un santo che ci consente praticamente di essere un po' più noi stessi, più vivi, più realisti, più attenti anche ad aspetti sociali che potrebbero riguardare il nostro paese. Ma questa è un'altra storia, grazie a Sant'Antonio che ci accompagni sempre, come si suol dire. Grazie professore. Grazie a voi.
mano dopo. E lo sorprendi. Hanno detto i mietitori. Con la mamma e il papà. E poi li prendo io e gli ho mangiato. No, la tua è bellissima. Mi trovo in compagnia di una delle più belle ragazze del paese e che chiediamo cosa ne pensi di questa festa, cosa ti è piaciuto particolarmente quest'anno? Beh, come tutti gli anni Sant'Antonio è una festa che viene praticamente conservata nei secoli, perché è una festa che dove tutti partecipano e condividono il vero senso della festa, non solo dal punto di vista, diciamo, religioso, ma anche, diciamo, culturale. Quindi vedi anche un coinvolgimento da parte delle giovani generazioni in questo senso? Certo, sì. Ok, ti ringrazio. Arrivederci. Roberto, cosa ti spinge ogni anno a tornare in questa festa così sentita? Ma guarda, io ci tengo molto, perché è una festa veramente festa di tanti anni fa. Io mi ricordo già quando ero ragazzino di 10-12 anni che la giornata di oggi, uni che chiamavano ricce dialettamente, portava dei bambini tornando verso il paese, e uno di questo ragazzo è cascato e si è rotto il piede, e quindi mi è rimasto così in mente, diciamo, a traglie si diceva dialettamente, perché oggigiorno si chiama la slitta, perché con questa slitta di una volta si caricavano govoni di fieno e di grano lo stesso. Ci te potrei raccontare un po' più lungo la faccenda se avrei un po' di tempo. L'unica cosa, l'impressione, tipo l'asta che si è fatta giù, era sempre così negli anni addietro? È stata sempre così, e mi ricordo che c'è stato un signore che li chiamavano soprannome, che lui, se non metteva lui i bue sotto il carro di Sant'Antonio, non poteva più rimanere, perché lui ci teneva così tanto, questo uomo, che li prendeva questa emozione per la festa di Sant'Antonio, e solo i suoi buoi potevano tirare questo carro. Ok, ti ringrazio Alberto, grazie. Prego, prego. Abbiamo un luminare della medicina, no. Dottore, che impressione ha di questa festa? Ma guarda, prima di tutto io non sono di Bologna, sono di Lupara. Vivo a Bologna, ma sono nato a Lupara, sono da piccolino a Lupara, e questa per me è una festa molto importante, che mi riporta indietro quando ero bambino, quando ero ragazzo, gli odori, i sapori, e torno sempre volentieri. Proprio se devo essere in una situazione particolare, ma se no io ogni anno, questo è un appuntamento fisso per me, inderogabile, mi riporta indietro, io torno bambino questi 2-3 giorni che sono qua, e spero che come me molti, e che continui sempre in questa maniera qua, e anche i miei figli li sto
trasmettendo questo, spero, perlomeno spero, anche se è difficile perché tu pure sei un ragazzo, sai che le cose sono molto diverse. Comunque viva Sant'Antonio! Sempre, grazie mille. Fernando, quali sono le impressioni di quest'anno in particolare? Ma è sempre un piacere, un'emozione particolare ritrovare i sapori e i ricordi dell'infanzia. Poi vedere gli amici con cui sei stato all'asilo, vestiti da mietitore, ti si apre il cuore, insomma. È un'emozione che ti fa stare bene, che ti fa stare una sensazione piacevole. Di stare in pace con te stesso e di stare bene in questo posto, in questa giornata. Quindi secondo te anche a livello di giovani generazioni si sta trasmettendo questo messaggio? Sicuramente, perché è la continuazione di quello che è stato fatto da chi abbiamo visto noi farle iniziare questa tradizione. Poi il segreto è tutto quello, trasmettere i valori alle nuove generazioni, perché senza ricambio generazionale comunque ogni iniziativa e ogni tradizione poi va a morire se non c'è il ricambio. Okay, grazie. Ed onore a questi ragazzi che portano vivo questo impulso. Grazie mille. Grazie anche a voi di quello che state facendo. Grazie. Filomena, da quanti anni che non torni? Allora, sono 6 anni che non torno e devo dire che tutte le volte per me è un'emozione. Un'emozione perché se uno è qui al paese, cioè questa festa la vivi e diventa quasi un'abitudine. Mentre per chi è via non è un'abitudine, è nostalgia e ritrovare la propria terra. E tutte le volte che torno per me veramente è bellissimo. E mi piacerebbe una cosa, che i ragazzi giovani che io trovo, che per me sono dei volti nuovi, perché le generazioni vecchie io comincio a non vederle più e la nuova per me diventa estranea. Però mi piacerebbe che continuassero a mantenere questa tradizione, perché è bella, le cose del nostro passato, la nostra cultura, la nostra terra va conservata perché è un patrimonio e quindi ci appartiene. Continuate così. Ok, grazie mille. Ciao. Allora, come mai in queste vesti? Per riportare un po' di tradizione in questo paese, ma non solo in questo paese, un po' in tutto il Molise, perché la festa del grano è una cosa molto sentita qui nel Molise e noi da semplici partecipanti vogliamo portare un po' il ricordo di una volta, perché devono ritornare questi ricordi, queste usanze, soprattutto in questo mondo di adesso in cui si sta perdendo un po' tutto. Quindi noi cerchiamo di fare del nostro meglio per ricordare un po' quello che era una volta il lavoro del mietitore, la figura della donna, del lavoro proprio che c'era dietro, quindi a questo grande lavoro del grano e... Sì. Da protagonista attiva vedete che c'è una partecipazione da parte del popolo, un coinvolgimento maggiore? Sì, abbastanza, sì. Infatti proprio perché anche noi, insomma, il fatto che ci mettiamo anche noi del nostro, quindi le persone magari vedendo questo sono spronate e quindi ecco, sono più invogliate e più partecipi alla processione, quindi alla figura del santo e al simbolo proprio di questa festa. Sì, ok, sì, vi ringrazio. Prego, prego. Allora, siamo in compagnia di Benito. Benito che è un personaggio principale in quanto rappresenta lo scambio generazionale di colui che si occupa di, come si chiama questo comune di grano? La meta, praticamente, dove è che si raccolgono tutti i manocchi e si fa questo mucchio che in dialetto si chiama la meta. E per quanti anni tuo padre ha svolto questo servizio, diciamo? Non lo so, perché da quando mi ricordo io già lo faceva, lui insieme ad altri. Io cerco di proseguire la tradizione di mio padre. È una cosa bella da fare, da tramandare anche, spero, ai figli e ai prossimi eredi. E come viene sistemato il grano? Quindi questo è il grano che si è disputato nell'assa, durante l'assa, e viene offerto. Sì, praticamente questo viene intrecciato in modo che appunto i manocchi fanno in modo che non penetri acqua in caso di pioggia e allo stesso tempo viene protetto, ecco. Ah, e poi che si farà di questo grano? Viene trebbiato e quindi il grano viene donato al comitato festo, in questo caso per la festa ecco, del santo. Ok, grazie mille, Benito. Prego. Signore, amen. E fondi
o Dio la tua benedizione per intercessione di Sant'Antonio, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bella, bella, guarda che bello! Vediamo che ci siamo tutti! Sì, bravi! Ed è il primo anno che viene qua questa festa? No, no, sono tanti anni che vengo. E cos'è che la spinge? Tradizione, devozione? La vostra tradizione che è bellissima, che sarebbe un peccato se col passare degli anni viene a tramontare. Spero che i giovani raccolgono questa voce e continuano nel tempo. Ok, grazie mille. Prego. In lontananza sentiamo appena appena, mosse dalla bora fresca che proviene dall'Adriatico Nord, questa bella bora fresca, ma la cosa essenziale è che arriva anche in lontananza il suono delle campane. Per quanto riguarda proprio questo discorso delle campane, volevo raccontarvi un aneddoto di circa 40 anni fa, quando praticamente c'era una specie di gara di chi nella giornata di oggi di Sant'Antonio, il 22 luglio, chiedeva di andare a suonare le campane. Allora io mi ricordo che ero un chierichetto piccolo, avevo sì e no un 7-8 anni, quindi parliamo 67-68, e c'era veniva da un paese limitrofo al nostro, veniva da San Biase, mi correggo, non da Limosano, Michele, cosiddetto Michele San Biase, che era un personaggio che veniva nella giornata della fiera e poi si tratteneva pure a Sant'Antonio, ed era in competizione con il nostro paesano Mondovecchio, che tutti quanti si ricordano, per chi doveva andare a suonare le campane. Allora ci stava la buon'anima del Zizinnino, chi non se lo ricorda, Marsilio, che praticamente era procuratore feste e che organizzava finanche chi andava a suonare le campane. Allora quella mattina ci trovammo tutti quanti nella sagrestia della chiesa madre sopra e arrivò Zizinnino e disse con Mondovecchio, dice: «Ci Mondovè, cumparù, quest'anno stiamo che la San Bias, che se ne hai campana senza niente», quindi praticamente non veniva pagato. Ha risposto Mondovecchio, cumparuna, a te ci vengo per più poco. È un aneddoto antico che mi è piaciuto ricordare, legato un po' a questa grossa festività che si svolge oggi e che sicuramente poi anche in un proseguo ci saranno altre storie, altri aneddoti da raccontare. Un saluto a tutti. Grazie. Mi sveglia la mia anima dalla mia evidenza e ottimi una vita fervorosa e santa. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Sapiente Sant'Antonio, che con la tua dottrina sei stato luce per la Santa Chiesa e per il mondo, illumina la mia anima aprendola alla divina verità. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre. O pietoso Santo, che soccorri prontamente coloro che ti invocano. Benedetta tra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Oh, cool.
Ciao Giuseppe. Ciao. Ciao, ciao. Con la mamma e con la nonna. Adesso dal punto di vista liturgico con la benedizione. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio nostro Padre, che ci è riuniti per celebrare oggi la festa di Sant'Antonio di Padova, nostro patrono, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo
Cristo Signore che ha manifestato in Sant'Antonio la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo che in Sant'Antonio di Padova ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vista, con la vostra vita. Andate in pace. Buona serata, buona festa a tutti. Compagna di Zio Michele, come veterano dell'organizzazione del comitato, da quanti anni sono che organizzi? Sono 27 anni. 27 anni, quindi sempre in prima linea a combattere per questa festa. Quali sono le impressioni di questa? Sto facendo del mio meglio, abbiamo un prete che è il presidente e tutta l'organizzazione che ci aiuta, figurati, la commissione festa. Siamo rimasti in bocca e vorrei qualcuno che ci dà una mano. Come siete voi giovani, dai, sbrigatevi. E questa festa com'è andata quest'anno? È andato benone sì ieri sera e sì anche stasera, andrà sempre bene. Quindi c'è una grande partecipazione? Sì, questo lo posso dire, come oggi ho visto una processione bellissima, lunghissima, da tanti anni, che è la prima volta, ma quasi, mi sono commosso un po', perché c'ho il santo. Okay, grazie mille. Allora, Maestra Delmina, perché si festeggia il 22 luglio Sant'Antonio? Qual è la storia? Allora, si festeggia questo giorno perché dietro a questa giornata che potrebbe sembrare un po' strana, perché il 22 luglio e non il 13 giugno? Perché c'è una storia, anche se non sta scritta, infatti non ho trovato niente di scritto nei documenti, però si racconta, a me è stata raccontata oralmente e così la voglio raccontare anche a voi. Dunque, si narra che la statua di Sant'Antonio era tarlata, quindi aveva bisogno di molte riparazioni e così il parroco di quell'epoca, forse 200-300 anni fa, non si sa la data precisa quando è iniziata questa festa, quindi hanno pensato di comprare una statua nuova e di sostituirla a quella vecchia. La statua nuova è arrivata, ogni 13 giugno puntualmente, dopo la celebrazione della Santa Messa, come la processione si preparava per uscire dalla chiesa, immancabilmente pioveva a dirotto. Così che la gente di Lupari, luparesi, hanno incominciato a pensare, ma perché ogni volta che ad asci sta processione, ad asci a statua Sant'Antonio, piove sempre. Una vecchietta sembra che abbia sognato, oppure è stato, cioè non si sa con esattezza, che Sant'Antonio voleva la sua statua vecchia. Al che cosa hanno pensato di fare? Hanno pensato di prendere la statua vecchia, di mandarla a restaurare precisamente nella zona del Napolitano, e qui è stata restaurata. Però non è arrivata per il 13 giugno, è arrivata il 22 luglio. Naturalmente a quell'epoca tutta la gente, in quanto la maggior parte dei nostri abitanti era contadina, in quel periodo stava raccogliendo il grano, quindi stava mietendo il grano nei campi
E che cosa ha fatto la gente? Quando ha incominciato a sentire le campane che suonavano a distesa, che suonavano a festa, hanno pensato subito bene, dice ormai è arrivata la statua di Sant'Antonio. Così che hanno lasciato il loro lavoro e con gli animali e con tutte le attrezzature sono corsi incontro al santo. Perciò noi vediamo in questa processione, in questa festa, vediamo delle traglie piene di grano, vediamo i mietitori con i loro attrezzi, quindi hanno la falce, i cannelli, le pagliette, insomma grembiuli che portavano davanti, e così si sono recati incontro al santo. Naturalmente è stato un momento di gioia, un momento di commozione, e quel po' di grano che avevano sulle traglie l'hanno depositato proprio in quel posto dove ogni anno si rifà la meta e si rinnova questa bellissima processione. Naturalmente io mi sento anche emozionata, perché ogni volta che c'è la processione di Sant'Antonio, non lo so, scatta dentro di me, ma penso non solo dentro di me, anche dentro l'animo dei miei compaesani, delle emozioni forti, perché è veramente una processione che ci commuove. Noi vediamo infatti le mucche che si inginocchiano davanti alla statua, sia prima di cominciare la processione, quindi prima di incominciare a trainare la statua del santo, e sia alla fine della processione, quindi è sempre bello, sempre emozionante. Naturalmente Sant'Antonio viene addobbato a festa, porta gli ori, chi vuole dà le proprie offerte, e quindi questa è la nostra storia. È semplice ed è molto molto sentita. Io mi auguro che nel corso degli anni ci siano ancora bravi ragazzi che possano continuare la tradizione dei nostri genitori e quella dei nostri nonni. Perché ogni volta che si ripete questa processione, io non posso non fare a meno, e penso pure gli altri, di ricordare i miei nonni quando andavano con i canestri in testa a portare il grano, a portare i biscotti, a portare quello che sentivano in onore del santo, in onore della festa. Ok, grazie mille. Allora, siamo in compagnia di Remo, che è un pezzo storico di questa festa, il banditore ufficiale da quanti anni? Beh, circa 25 anni che mi sento di fare questo, dopo il signore del Belgio, la Stefano a Giorgette lo chiamavano. Ah, e sono intervenuto io perché nessun giovane lo voleva fare. E qual è il ricordo più bello di questi 25 anni che ti porti? Beh, veramente diciamo che anno per anno è sempre più bello per me, che lo faccio insomma con devozione. E mi sembra che sono quasi... Cioè, quindi anno per anno c'è qualcosa di positivo, sì, che ti rivolge. E quali sono secondo te le prospettive future? C'è una festa che tendente a crescere, i giovani sono coinvolti? La prospettiva futura, perché non ci stanno ricambi. Giovani non lo vedo vicini a fare questo che faccio io, ma non lo so, altre cose che posso dire. E quest'anno è andata bene rispetto agli anni trascorsi, o c'è stato sempre un qualcosa di meno? Tutti gli anni sembra sempre migliore. Anche quest'anno sembrava che poca gente, il lunedì e le cose, invece quest'anno la gente ci stava. Anche l'anno scorso, anche l'altro anno, insomma tutti gli anni sembra che insomma gente vengono nei paesi limitrofi. Io vedo molta gente partecipe da Castelbottaccio, vedo molta gente che torna da Termoli, da Campobasso, insomma io vedo un sacco di gente che partecipa, però questo per fare un mio ricambio non lo vedo nessuno, l'ho chiesto a parecchi, anzi col megafono sicuramente sarebbe migliore, però mi hanno detto di dirlo in dialetto luparese. Non c'è giovane ancora. Che posso sostituire? Ok, grazie mille. Ok, grazie a voi. Allora, Don Michele, da quanti anni sono che tu sei qui in questa comunità? Beh, questa è la terza festività di Sant'Antonio che celebro, dopo aver raccolto l'esperienza fortunata per Lupara da un certo punto di vista, perché ha avuto negli ultimi decenni la presenza di validi sacerdoti che si sono prolungati per un po' di tempo, per un tempo
alquanto sufficiente. A parte l'esperienza di emergenza di Frate Francesco, che comunque ha fatto tanto bene, c'è stato Don Michele per sette anni, c'è stato Don Costantino per 8 anni e prima di lui Don Giacomo, Don Peppe, insomma tutti i sacerdoti che hanno dato una certa impronta e una certa rilevanza a questa festa, alla quale ciascuno di noi, me per primo, cerca di dare un contributo. E dal punto di vista strettamente religioso, quali sono le caratteristiche di questo santo? Perché è così amato dal popolo tutto, diciamo? Guarda, la cosa che più mi ha impressionato è stato quello di scoprire la festa attraverso internet, attraverso YouTube. Ho trovato una serie di filmati interessanti che presentavano la festa di Sant'Antonio nel suo aspetto agricolo, campestre, però nello stesso tempo molto affascinante. Quindi si vede in questi filmati ancora adesso la devozione della gente in questo contesto agricolo, ed è veramente una cosa caratteristica che richiama anche delle persone che incuriosite ogni tanto vengono. Quest'anno ho avuto la possibilità, sempre tramite un luparese, però una persona del nord che è rimasta letteralmente affascinata da questa iniziativa, che è così bella e così particolare. È chiaro che nelle nostre zone molisane ciascun paese ha legato la festa di Sant'Antonio non alla data del 13 giugno, ma al momento clou della propria stagione, che per Lupara è la raccolta del grano. Magari in altri posti era legato alla fiera degli animali, come nell'esperienza di Isernia che ho vissuto qualche anno fa. Quindi Sant'Antonio è un santo che ritorna spesso, però la cosa bella nei momenti importanti della vita di una comunità cittadina. E dal punto di vista religioso è bello celebrare il grano, che chiaramente richiama il dono del pane, accanto alla figura del santo che nella devozione popolare è il protettore di tutti i cittadini. E quali prospettive future ci sono secondo te, Don Michele? Beh, è chiaro che insomma la nostra Italia la conosciamo, quindi sappiamo che viviamo in tempi economicamente non proprio floridi, almeno per adesso. Speriamo che quando si ascolterà questa intervista le cose andranno un po' meglio. È ovvio che causa inflazione, tenore di vita e quant'altro, le spese aumentano ogni anno, ma purtroppo grazie a Dio gli introiti ci sono, ma chiaramente sono stabili. Ogni anno bisogna far bene i conti con la situazione che c'è, però devo anche dire che il popolo di Lupara risponde veramente bene ogni anno. A volte anche personalmente constato delle sorprese frutto della provvidenza divina, ma anche della generosità popolare, che ci permettono di sopperire a delle spese. Quindi per adesso va bene, tutto quello che si riesce a fare, che tanto si fa anche bene, le spese si coprono. È chiaro che per il futuro forse la necessità farà virtù, magari ci saranno dei giovani che magari si impegneranno per questo scopo. Noi chiaramente ce l'auguriamo di cuore e, ripeto, magari speriamo che quando si ascolterà questa intervista il nuovo comitato festa farà un sorriso e dirà: ecco, ci siamo adesso noi, anche perché questo sarebbe un segno di una partecipazione concreta a un progetto che comunque riguarda tutta la cittadinanza e non un settore particolare. Ok, grazie mille, Domenico. Grazie a voi. Come vedete, siamo giunti a conclusione di questa meravigliosa giornata. Dopo il sole, il sudore e le emozioni raccolte dalle tante testimonianze che abbiamo raccolto, per l'appunto, da partire dalla commozione di chi con tutto l'anno pensa ad organizzare questa festa, dalle persone che ritornano una volta all'anno per assistere a questa straordinaria manifestazione, all'invito fatto dal nostro parroco di essere sempre più numerosi e di riuscire a fare sempre meglio. Cerchiamo per l'appunto di ritrovarci qui ancora una volta e sempre più numerosi anno per anno,
a poter realizzare sempre in modo migliore questa festa straordinaria. Grazie a tutti, grazie del contributo e delle interviste, un saluto di vero cuore da Matteo che vi parla, da Nicola ha detto alla regia, e un abbraccio a tutti voi, salutandovi con le note di questa splendida orchestra.